Con una precisa punizione dal limite dell'area, la seconda consecutiva dopo quella con il Ghivizzano, Matteo Frati ha regalato alla Valdinevole Montecatini il successo nel derby regionale contro il Real Forte Querceta. Tre punti importanti per il team del presidente Marco Innocenti, che significano salvezza quasi matematica e aggancio al quinto posto, l'ultimo utile per disputare playoff. Il match, a dir la verità, è stato avaro di emozioni. I due tecnici, Simone Venturi sulla panchina dei Termali, Guido Pagliuca su quella dei Versiliesi, avevano studiato bene l'avversario, tanto che, se si eccettua il lampo dell'ex attaccante del Gavorrano alla mezz'ora del primo tempo, le due formazioni si sono praticamente annullate, lasciando inoperosi o quasi i rispettivi portieri. L'estremo difensore di casa è stato bravo a impedire il vantaggio degli ospiti all'inizio della partita. Il numero uno del Real Forte ha fatto altrettanto, non consentendo a Milianti e compagni di chiudere il discorso a metà ripresa. Montecatini ordinato, ben disposto in campo nella fase difensiva, concreto e soprattutto affamato. Real Forte Querceta più manovriero, poco incline alla battaglia e spesso prevedibile e lento in attacco. Sfida poco più che soporifera, quindi, anche se non sono mancate le polemiche da parte versiliese, con un presunto contatto da rigore in area termale, a terra c'è finito il bravo chianese, e con l'espulsione del tecnico Pagliuca per un malinteso con l'arbitro, almeno secondo il diretto interessato.